C'era una volta il detersivo. Oggi c'è Wave, il detersivo in fogli. È una festa in maschera? No, ero al trucco. Non ho mai capito, mi sono scappato. Non ho mai capito perché devono trasformarti in una specie di margherita. Mama, non mama. Mama, non mama. Non mama. Mama. Ecco, tiè. No, ma tirala tu questa. No, sono due. Mama, di mamma. Ah, oh, che meraviglia. Ah, oh, ce l'abbiamo. Ah, mi faresti un caffettino? Sì. Ascoltami. Sì. Ti piace? Carina, i funghi dove sono? Non lo so, voglio dire... Allora, io quando esco un po', diciamo, sì, dai miei soliti... Pensi sempre alla tua stufa a legna, che potrebbe essere il cappello. No, nel senso che io avevo voglia di una camicia da boscaiolo. Che meraviglia, hai trovato un boscaiolo invece? No. No, che ti ha dato la sua camicia. Che mi ha dato la sua camicia. Ah, vedi, bisogna basta la lettura delle cose. Cosa hai voglia di mangiare oggi? In onda! Tutto. Tutto? Sì. Beviamoci il caffè. Sì, esatto. In santa pace. Ah, buono. Non ho messo lo zucchero, ma va bene, è buono lo stesso. Buono, dai. Andiamo, va. Buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Siamo qui pronti per ovviamente passare un'altra ora insieme in compagnia nostra, in compagnia di Ilenia. Un'ora più o meno, insomma 40 con minuti. Con lei sì, la nostra ospite meravigliosa che adesso Ilenia vi presenterà. E tra di noi la sgradita ospite. Ma purina, no! Michele Urbano, bentornata. Grazie, sono felice di essere qui. Sì, che bello, non ho mai avuto una sgradita ospite, la prima volta per me, tra l'altro la prima volta che ci vediamo noi due, ma tu sei esatto. Già un'amica di Due Chiacchiere, quindi è già stata nostra ospite e felicemente la ritroviamo con due ricette, tra l'altro, delle tue zone. Perché da friulana non potevo non portarvi il simbolo del Friuli, il frico. Il frico di patate, quindi frico e poi castagnole, standardina del Friuli, vero? Standardina del Friuli. Che bello. Un po' di prosciutto, no, vero? No. Sarebbe banale il prosciutto. Sarebbe banale il prosciutto. No, era così fuori onda, potevamo insomma mangiarci. Sì, no, ma lei l'ha mangiato prima di venire qua, si è caricata con tutte le proprietà nutrienti meravigliose del prosciutto. Allora andiamo un attimo in pubblicità, noi ovviamente prendiamo con l'acqua buona, ma torniamo tra poco perché ne vedrete delle belle oggi. Secondo me parecchie. Prego. Grazie. Eccoci pronti per cominciare la nostra giornata, diciamo così, la nostra puntata con Michele Urbano. Allora, andiamo con la prima ricetta subito, quindi andiamo in Friuli e andiamo a parlare di frico di patate. Buono, questo è già subito il primo commento che bisogna fare perché è veramente un piatto meraviglioso. Cosa ci occorre per fare il frico? Allora, ingredienti per 4 persone più o meno: 600 g di formaggio Montasio di varie stagionature, 800 g di patate, una cipolla, sale e pepe. Molto semplice, gli ingredienti sono pochi, però voglio dire il gusto e la soddisfazione saranno tantissime. Sì, quindi, è bello sostanzioso, sì, come ricetta, no? Esatto, è un piatto della tradizione, quindi poi fondamentalmente una ricetta precisa non esiste, perché di casa in casa ognuno ha il suo metodo, le sue proporzioni. Io comincio intanto. L'importante è che ci siano dei prodotti alla base buoni, quindi ecco qua. Partire da formaggio buono e possibilmente appunto un formaggio che sia il Montasio, una latteria, e di varie stagionature. Questo perché la varia stagionatura? Per dare sia la morbidezza ma anche il croccante, un po' di tutto allora? Esatto, perché è un formaggio fresco, comunque è una pasta più morbida e è meno saporito, e poi in funzione del proprio gusto uno decide quanto è la proporzione da usare per ottenere più o meno sapore e croccantezza. Certo. E in questo caso facciamo
il frigo di patate, quindi terremo comunque un prodotto morbido. Esiste anche il frigo friabile, che è fatto con formaggi un attimino più stagionati, con un metodo diverso. Senza le patate in questo caso. Senza le patate. Poi ci sono varie declinazioni in base anche, che ne so, all'aggiunta di un salume, di un insaccato. Allora, la tradizione vuole che il frigo sia fatto formaggio e patata, okay. Se è di patate. Poi, attualmente ci sono varie innovazioni, diciamo, qualcuno mette il peperoncino, qualcuno mette la salvia, anche lì in base un attimino alla zona in cui si fa. In montagna magari si usa un attimino più di cipolla piuttosto che... Però questi piatti classici, che molto spesso vanno ad essere rivisitati, c'è questo impegno di voler rinnovare i piatti della tradizione, però molto spesso non si torna a degustarlo proprio nella ricetta originale, ci si dimentica magari di questo, della partenza, no? Per cui è bello ritirare fuori quello che è effettivamente il piatto da cui si è partiti in tutto questo viaggio. È vero. Anche... Ti bastano 4 patate? Sì, grazie. Okay. È vero, anche perché comunque tu considera che veramente il frigo è un piatto proprio povero, quindi è inutile, ed è molto saporito, quindi è inutile mettere anche tante altre cose che poi comunque loro possono rendere ancora più pesante. Cioè io mi immagino magari metterci del salame dentro. Beh, andrebbe però a cambiare tutta l'identità, esatto, completamente, esatto. L'equilibrio dei sapori. Poi tu dicevi una cosa bellissima prima, che è un po' anche la tua filosofia in tanti piatti che tu crei o che comunque vai a rielaborare oppure a inventare effettivamente. Cioè il fatto dell'ingrediente sano, dell'ingrediente gustoso, dell'ingrediente che abbia, che sia in purezza. Del territorio o di stagione. Esatto. Perché poi questi cibi poveri, la cosa bella è che avevano tantissimo gusto allora comunque, perché l'ingrediente base era un ingrediente ottimo. Bravo. Era un ingrediente che era stato colto dalla pianta proprio a maturazione completata ed era ovviamente a chilometro zero, tra virgolette. Esatto, poi tu pensa che il frigo si trova alle sue origini nel 1400, ci sono dei testi che già lo menzionano, e testi scritti in volgare, quindi era un piatto proprio destinato alla gente povera. Risale le prime diciture che si trovano è del cuoco Maestro Martino, sì, da Como, che poi diventò famoso perché assieme a un grande umanista scrisse il primo ricettario in lingua latina. In questo caso invece già nel volgare si trova, lui racconta di un formaggio, chiama il coso, sì, viene messo in una padella assieme a dello strutto, lasciato fondere, quindi già descrive di metterlo a tocchetti oppure grattugiato, lasciato fondere e servito. Però la cosa strana, come voleva la moda del tempo, ben spolverato di zucchero a velo di cannella, che oggi vi risparmio, sì, perché la moda dell'epoca diceva proprio di servire abbondantemente qualunque pietanza di cannella, le spezie. Sì, beh, erano, certo. Sì. Non vuole immaginare il sapore, però. A me piacerebbe molto, però. E lo zucchero. Tu l'hai già provata questa versione? No, pensavo di invitarvi una sera a cena e provarla assieme a voi. Io ci sto, già la seggiolina, metti pure il nome, io ci sto. Assolutamente. Ecco, un goccino d'olio, dimmi tu quanto. Pochissimo, grazie. Le patate vanno lasciate perdere un po' di acqua prima attraverso un colino o non è sufficiente? No, perché anche... O non è necessario? No, assolutamente, perché poi noi non aggiungeremo tanta acqua in funzione di come risponde la patata. Anche lì dare le dosi, grazie gentile, dare le dosi di quanta acqua, di quanto, è un po' difficile, perché tu sai, Lenia, che anche una patata appena raccolta è più idratata di una patata che magari è già qualche mese lì, che già c'è in cantina o in qualche magazzino, no? Sarebbe utile utilizzare una patata di montagna magari un po' più asciutta in questo caso, oppure non è necessaria questa accortezza, come per gli gnocchi, sì, ipotesi. Come gli gnocchi, chiaro, se è una patata farinosa ti verrà un attimino un impasto, più, certo, torta, più amalgamato. Una patata che tiene la cottura, tipo una patata pasta gialla, la senti dopo in cottura. Lì è proprio una questione di gusto, quello che a uno piace. Scusate, io vi sto ascoltando perché comunque, per esempio, la versione della patata di montagna mi mancava, perché c'è una differenza tra di montagna, di pianura, tutto quanto. Quella di montagna è molto più asciutta,
richiede eventualmente, soprattutto per gli gnocchi, una quantità quindi di farina inferiore, quindi nel momento in cui andiamo a degustarlo sarà una nuvola, sarà sofficissima perché contiene molto amido, ma una quantità minore di umidità. Quindi adesso si capisce perché le nonne e le mamme dicevano vai a occhio. Esatto, ma anche qui, in funzione di come reagiscono gli ingredienti che hai, devi un po' gestire, e poi il tuo gusto. Quindi come si fa a dire quanto formaggio? Ci sono delle linee guida, no? Tanto. Molti... Esatto, non fa mai male. E qualcuno dice metà metà formaggio e metà patata. Poi, chiaro, se a te non piace quella proporzione lì, metti più patata o più formaggio. Ma anche no? Poi è la scoperta, perché molto spesso ci si affida, è vero, se una persona non sa cucinare, non è assolutamente il proprio campo, ma si affida alle ricette e tutto quanto. Però il andare anche a tentativi, no? Come dicevi tu prima, vai un po' ad occhio, guai, cerchi, vedi di trovare il tuo gusto, è anche il modo per scoprirlo il proprio gusto, perché molte persone non sanno qual è. Che effettivamente il desiderio culinario, no? Qual è il gusto che ti piace di più, lo vuoi esatto. Scoprire. E poi è proprio lì il bello alla fine, no? Vai a rendersi, perché magari uno legge una ricetta e non lo so, in questo caso non abbiamo la farina, però se usi la farina sbagliata non hai lo stesso prodotto alla fine. Quindi sperimentare, bisogna sperimentare e mettersi in discussione e provare. Anche perché proprio detto a te, intanto scusate, volevo riassumere, abbiamo messo un filino d'olio appena sulle cipolle. Che adesso si stanno adesso dorando. Stiamo facendo dorare un po' la cipolla. E se riusciamo a farla andare piano piano, lentamente, con i suoi vapori della cottura che sprigiona coperta, lei si cuoce con la sua acqua, perché non dobbiamo fondamentalmente aggiungere acqua qui, okay. E lei va via dolcemente, diventa dolce, quindi la cipolla neanche non la sentiamo. Allora qualcuno dice, ma vabbè, un cibo con la cipolla mi rimane sullo stomaco, probabilmente perché la neocoreggimi è stata cotta male. Se tu la cuoci bene, poi ci sono anche lì molte qualità di cipolla, quindi mai arrendersi, mai dire a me la cipolla non piace. Ma proviamo a cambiare tipo di cipolla e vediamo. Cioè anche, voglio dire, oggi provo la cipolla rossa, oggi quella di Tropea, oggi quella bianca di Revere piuttosto che altre, e scopri i vari cibi. Quindi la cucina non è un fare un piatto e dire ok mi fermo lì. Esatto. È di volta in volta scoprire il sapore di un cibo. Dell'altro, poi lo si crea anche, esatto, abbinando il tutto. Esatto. Allora io devo dire una cosa, cara Michela, che è un piacere ascoltarti, perché proprio mentre tu racconti si vede proprio quello che è la tua vita, nel senso tra i viaggi, la curiosità, la scoperta, l'andare dal passato al futuro, è meraviglioso, te lo dico di cuore. Sai, una cosa che a me affascina molto è la ricerca un po' della nostra storia, perché anche il nostro territorio, l'ambiente, molto spesso non lo conosciamo, no? Io sono friulana, io adoro la mia regione, sono anche metà veneta, devo dire, però comunque vivendo in Friuli mi piace scoprire... No, scusami, non riuscivo, essendo la parte iniziale, a grattugiarla, quindi... Capite quando la gente ti conosce? Vabbè, scusa, io bagno. No, tranquillo. E quindi scoprire le proprie tradizioni, le proprie origini, andare a vedere cosa facevano i nostri nonni o perché lo facevano in un certo modo, alla fine è un po' riscoprire se stessi. È perché vero. Fondamentalmente se vuoi volare lontano devi avere buone radici, è no? Vero. Quindi. Ma poi la cosa bella. Questa ce la giochiamo. È no, bella. Ma la grande qualità del crescere, per esempio, quando una persona matura diventa adulta, la cosa più bella e importante è riscoprire le proprie origini. Perché alla fine si arriva da un seme, no? Che è stato piantato. Quindi è bello e va a completare quello che è l'essere di ogni persona e la cultura di ogni persona. Anche perché rischiamo di saperne più dell'hamburger che dei nostri piatti della tradizione. Invece no? Ilenia sta coltivando, invece che una grande passione, il mio colesterolo in questo momento. No, è che mi non riesco a grattugiarlo altrimenti. Allora, tre tipologie in questo caso di Montasio. Prima abbiamo una latteria, cosa fresca, abbiamo Montasio mezzano, e quindi dal gusto comunque dolce, e poi abbiamo un formaggio un po' più saporito. Ok, allora io procedo e dopo tu mi dici quando stop, altrimenti riprendo. Allora noi stiamo praticamente facendo adesso uscire l'acqua delle patate. L'acqua delle patate uscirà ti anche alzo il suo un po' amido. Sì, foco. Grazie. Uscirà poi il suo amido anche mescolando. Mettilo da parte per i giorni in cui non c'è il formaggio. Sei un amante dei formaggi? Sì, decisamente. Ti voglio dire, brava friulana. Ma posso chiederti una cosa? Perché sembra una cosa strana. Non è difficile, Perché molte persone sbagliano e dovete capire che
per i friulani è importante. Allora, Friuli o Friuli? Perché fanno un errore continuamente. Esatto. È un po' come dire a un emiliano che è romagnolo. Okay. È come Michela o Michela? Infatti. No, Allora, è Friuli o Friuli? Friuli. Friuli, verso la U, esatto. Ok? Quindi non facciamo più questo errore, un po' tra il Venezia Giulia, il Friuli, cioè quindi cambia, sono identità territoriali che sono belle anche da mantenere. Allora, adesso queste patate cuoceranno adesso, per quanto? Per una ventina di minuti. Ok, ma noi naturalmente le abbiamo già pronte. Esatto, quindi le spostiamo magari in un angolino. Quando le sentiamo cotte, quasi del tutto cotte, le proseguiamo la cottura aggiungendo il formaggio. Cambiamo, ok, quindi devono essere, perché tante volte succede che appunto la patata all'interno del frigo risulti cruda, quindi è bene cuocerla prima. Allora, ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi grattugia la patata, la frigge in abbondante olio, poi scuocerà l'olio e aggiunge il formaggio. Si può fare, viene molto buono. C'è chi lessa la patata, quindi poi con la forchetta o con lo schiacciapatate la addiziona, si ha messo la cipolla, poi uno può mettere anche se vuole la salvia. A me piace molto mettere la salvia, ma non è di stagione, quindi non l'ho portata. Okay. E io in questo caso faccio semplicemente che la faccio andare, che con il appunto coperta, che lei sprigioni i suoi vapori, e se necessita aggiungo poco a poco acqua, giusto il tempo che... Poco per volta, insomma, che si riassorbe. Esatto, esatto. E si idrati. E poi si aggiunge il formaggio. Il formaggio lo aggiungiamo poco alla volta. Il prezzemolo lo metti poi all'interno una volta che No, il prezzemolo lo mettiamo giusto per coreografia. Non è indispensabile nella ricetta, ma è giusto perché ci sta bene un po' di verde quando presentiamo il piatto. Magari abbasso un pochettino. Allora noi andiamo avanti, adesso abbiamo aggiunto il formaggio alle patate e vi lasciamo qualche consiglio molto prezioso per quanto riguarda la corretta alimentazione. E lo lasciamo cuocere finché risulta bello croccante. Sì? Me le parti. Ah, ma tutte e due? Siamo tornati nel salottino della corretta alimentazione. Cinzia Dalla Gassa con noi anche oggi. Allora, Cinzia, domandone come ogni giorno. Allora, quanto condiziona mangiare qualcosa? All'interno di spuntini, ovviamente non di pasti principali, ma quanto condiziona il saperlo porzionare? Parecchio. Normalmente fuori pasto si tende a prestare poca cura, diciamo, alla presentazione del cibo, soprattutto quando si tratta di prendere dei cibi già pronti, quindi preconfezionati, lo snack, i taralli, il biscotto, quindi si va direttamente alla dispensa, si prende qualcosa e si mangiucchia al volo. Già è diverso quando si scelgono magari la porzione di frutta oppure lo yogurt con dentro la frutta secca, perché sei costretto un po' a prepararti. Okay. Lo spuntino, e già lì il processo è diverso. Quando si tratta di prendere degli alimenti che sono già pronti all'uso, il fatto di porzionarli o comunque di dedicare un po' di cura alla presentazione del cibo aiuta moltissimo, perché innanzitutto rende più piacevole l'esperienza, nel senso che quando si prende al volo un biscotto o si mangiano delle noccioline direttamente dal vaso, dalla dispensa, si tende a mangiare in modo molto rapido, con scarsa consapevolezza, un po' al volo, diciamo. Il fatto di prendere una ciotolina oppure un piattino, magari anche di sedersi e di gustarselo con più calma, aiuta innanzitutto a prendere più consapevolezza, a registrare che si sta mangiando e a dilatare anche un po' i tempi e a capire se ne vale veramente la pena oppure no. Pensa che anche solo suggerire, mi capita di suggerire alle persone di mangiare pure lo spuntino, quello che preferiscono, però di farlo a patto che si prendono il tempo di farlo con calma, prendono un piattino, una ciotolina, insomma, dedicano la stessa cura che dedicherebbero se quell'alimento fosse consumato a pasto. A volte li invito addirittura a prendere una tovaglietta colorata, a sedersi, a prendere il bicchiere d'acqua, le posare e a mangiare in modo tale da rendere onore al cibo, cioè dargli l'importanza che ha, e per il solo fatto di doversi fermare, di dedicarci tempo, non lo fanno.
Quindi vuol dire che veramente... Forse non era fame. È vero. Quindi aiuta in questo senso a diventare più consapevoli, quindi da un lato ad apprezzare meglio il cibo, dall'altro a controllare, a monitorare meglio le quantità, perché finché le mangi in piedi mentre fai altro, ne mangi così, non sai neanche quanti di biscotti. Certo. Se ti fermi e li mangi con più calma, magari te ne bastano molti meno. Anche perché adesso è una cosa un po' più ingenua la mia riflessione, però il fatto di avere questa porzione, che può essere frutta, che può essere... si va con più lentezza perché si ha la voglia di mangiarlo, perché un po' di gola c'è sempre, però si sa che è quella perché ce la si è preparata, fa parte del rito, e quindi lentamente non si vuole consumare subito questo momento. Ti prendi proprio cura di quel momento, ti prendi lo spazio e il tempo per concederti il piacere di mangiare qualcosa. Che è quello che insomma ci stai sempre suggerendo di puntata in puntata, proprio di creare questo connubio tra tempo, consapevolezza e conoscenza di sé, che è fondamentale. Mentale per creare, insomma, per godere anche del piacere del cibo. Ecco, diciamolo, esatto. Perché il del cibo bisogna goderne il sapore e anche la convivialità, ma con grande consapevolezza. Grazie Cinzia Dalla Gassa, noi vi diamo l'appuntamento ovviamente alla prossima puntata con la corretta alimentazione, ma adesso si va in cucina. Stiamo completando il nostro frico, vero Michela? Perché effettivamente poi noi ve lo mostreremo già pronto, perché ne abbiamo già pronto impiattato, però volevamo farvi vedere il gesto necessario per la cottura del frico, che è proprio questo, come si può dire, un movimento circolare. Sì, muoverlo quel tanto perché non si attacchi sotto e faccia la pellicina, la crosticina. Anche croccante. Perché non è che si può andare con un mestolo. No, no, una volta che abbiamo amalgamato bene le patate con il formaggio, appena inserito, poi... è pronto. E dopodiché basta girarlo, ovviamente si gira quando si vede, esatto. Che si dà una piccola alzata, si vede se sotto ha fatto, esatto, la crosticina. Esatto, quando facciamo così che vediamo che appena sotto, e vedi, guarda, eccolo. Poi qua. Quando tu lo muovi lui ritorna a riformarsi perché è cremoso. State attenti a non metterci troppa forza, altrimenti lo trovate sulle finestre, in giro, un po' come gli esperimenti della frittata. Beh, bisogna proprio essere, insomma, dai. È vero. Vero, sì. Sì, cioè proprio vero. Allora noi ce l'abbiamo già pronto sul nostro bancone, meraviglioso. Bellissima anche la cialda, eh. Sì, allora io ho pensato di presentarlo così perché comunque abbiamo scelto un frico morbido, cremoso, okay. Diamo un po' di croccantezza con la parte più buona della polenta, che è la crosta. Certo. Almeno personalmente vado quella sempre... Quella che vai a raschiare intorno al paiolo. Sì, allora abbiamo cercato un po' così di... E poi per dare un po' una tocca di acidità, per sgrassare la bocca, oltre che un buon bicchiere di vino, messo con un panino della felicità. Esatto. Un radicchio di stagione, quello che si trova nei campi adesso. Ma tu hai parlato di vino, no? Parlato di vino. Adesso noi andiamo a sentire dagli amici di Ais Veneto qual è il vino perfetto da abbinare al frico di oggi. Buongiorno Lorena. Ciao Leonardo. Buongiorno. Ciao. Allora, frico. Questa splendida ricetta friulana. Allora, ti ho portato un vino dell'Alto Adige e viene prodotto dall'azienda che si chiama Schloss Englar. Schloss in tedesco significa castello e questo è uno dei castelli in stile gotico che viene meglio, è rimasto proprio veramente come testimonianza dell'azienda, che si trova a un'altitudine di circa 450-500 metri sul livello del mare, quindi zona particolarmente evocata. Perfetto. Alla produzione di vino, non tanto per il terreno in sé che ha delle presenze calcaree importanti, ma proprio per questo microclima che prevede delle escursioni termiche decise che vanno a conferire delle caratteristiche aromatiche molto importanti al vino. Questa è una schiava che viene anche denominata Livernach. L'annata è la 2016 e si caratterizza proprio per questo colore rosso molto tenue, quasi trasparente. E ha già dei riflessi che virano verso l'arancio e il movimento è agile nel calice, non è particolarmente strutturata, perché è un vino rosso che è davvero adatto alla preparazione che è stata effettuata oggi. Profumi che riportano al sottobosco, alla corteccia, alla possibilità che ci sia stato un passaggio in legno e quindi una leggera speziatura, in questo caso leggermente piccante, quindi un pepe, anche se magari non proprio un pepe nero. Lo assaggiamo.
snello il sorso, bello fresco, brioso, con appunto questa acidità in evidenza che è molto utile per contrastare la tendenza dolce della patata, della cipolla e anche quella leggera presenza grassa del formaggio. È una sorpresa proprio, veramente, quando si assaggia. Noi torniamo in cucina, torneremo tra poco ovviamente a parlare anche con Lorena. Siamo tornati per la seconda parte di Due Chiacchiere in Cucina. Con noi c'è sempre Michela Urbano, l'ospite meravigliosa di oggi, nonostante Ilenia dica sgradita ospite, però vabbè, insomma, tra amiche poi si sistemeranno tra di loro. E ovviamente vi ricordo il suo blog, che è cioccolatolamponi.it. Andate a vedere, perché veramente c'è tanto da vedere, non solo scoprire le ricette, non solo scoprire quella che è la sua ricerca, ma è anche proprio la fotografia. Insomma, sappiamo, ti abbiamo conosciuto l'altra volta, avete parlato molto di questo tuo essere fotografa, ma poi ne parleremo durante la ricetta. Anche sulla pagina Instagram andate a cliccare, perché vero, molto bello. Anche perché il percorso tuo è il contrario rispetto a tanti altri blogger che arrivano dalla cucina, arrivano alla fotografia probabilmente per comunicare le proprie idee. Tu invece sei partita dalla fotografia è arrivata poi ad avere un blog. Sì, avevo questa grande passione della fotografia, ma non sapevo bene che cosa fotografare fondamentalmente. E poi l'ho unita alla passione della cucina e lì mi sono un po' trovata. Chiaro, c'è tanta strada da fare, c'è sempre qualcosa da imparare. Ma più bravi si diventa, più voglia di imparare si ha. Parliamo dopo, vieni con me. Sei già un buon livello. Ne andiamo a vedere gli ingredienti invece per la seconda ricetta, che sono le castagnole. Allora, ci serviranno per le castagnole 200 grammi di farina 00, 60 grammi di zucchero, 30 grammi di burro, 2 uova, 6 grammi di lievito, un cucchiaio di grappa, la buccia di mezzo limone, mezza bacca di vaniglia, sale e poi ovviamente per la frittura un litro di olio di semi di arachidi, zucchero, per finitura quanto basta. Questi sono le nostre, questi sono gli ingredienti per la nostra ricetta. Allora cominciamo, dai che si impasto adesso. Allora iniziamo, mettiamo il burro a temperatura ambiente, possibilmente un po' morbido, quindi perfetto, grazie. Io sono la maniaca, devo avere sempre la ciotola ben pulita, che ne avanza sempre un po'. Allora, ti siccome grattugio... Ilenia mi ha sgridato, adesso la pulisco bene. Perché lì c'è una castagnola. È vero, la mia, quella che magari dovrei mangiare io. Quella che poi non riesci, giustamente offri a tutti, poi rimani senza. Perché ti grattugio in mezzo limone. Da qui dentro. No, guarda, intanto lo tengo qui, vai tranquilla. Io rompo le uova. Io sposto un po' di cose perché altrimenti veramente mi sento... È molto semplice, è un impasto alla fine, se vogliamo, anche poco interessante come impasto, perché non è che ci voglia niente di che per farlo, nessuna abilità particolare, come potrebbe essere magari un lievitato o non so, qualcosa così. Perché lei fa il pane con lievito madre. È vero. È bravissima con il lievitato. Dai, di no. Ma io, allora, io non dico mai, nel senso... Non dice mai no, se sono dei complimenti. No, no, nel senso mi piacciono i lievitati, i grandi lievitati sono la mia passione, quindi io faccio il pane in casa ogni settimana con lievito madre e a Natale approfitto, mi sfogo, faccio panettoni a go-go e così. Però, chiaro, ci vuole un attimino di tecnica, sono ricette un attimino più complicate, se vogliamo. Mentre questo è Si aggiunge la grappa adesso. Mettiamo la grappa. Ma sai la funzione della grappa qual è? No, qual è la funzione della grappa? Perché tu ti chiederai. Cari amiche, cari amici, qual è la funzione della grappa in questo caso? Ce lo dice Ilenia. È di non far assorbire olio durante la cottura per questo appunto tipo di frittura e di impasto. Vedi che fa bene la grappa, fa bene, perché siete contro il fritto, cari amiche, cari amici, bevete della grappa. Ma soprattutto appunto assorbe anche il grasso. È vero, ma certo. Voglio dire, poi tiene caldo per l'inverno, affronta l'inverno. Sì, questo. Mettiamo lo zucchero, io... Ok.
Questo l'avevo preso per andare appunto a sistemarle. Io ho una curiosità, poi. Perché io tutti quanti... preso a caso. Sì. Allora, aspetta, riassumiamo un attimo. Abbiamo messo le uova, la buccia di mezzo limone, ovviamente grattugiata solo in superficie. E dopodiché abbiamo aggiunto anche... Lo zucchero. Però la grappa prima. Lievito, esatto. La bacca di vaniglia. Esatto. Poi abbiamo già setacciato la farina, quindi la uniamo così. Non andiamo a lavorarla tanto perché... non ci serve lavorarla tanto, sennò sviluppa troppo maglia glutinica e non è dopo più croccante, più friabile. Esatto. E non serve che ci sporchiamo tanto le mani con questo impasto, perché adesso noi abbiamo qui il tarocco e quindi... Il tarocco che è la spatolina. Esatto, sì, la spatolina con quello... invece di andare a impregnarci tutte le mani come si vede ogni tanto, no? Sì, che sì, ecco. Che aggiungi la farina con la mano, esatto. Poi che poi ti rimane tutta la farina, sembra un pupazzo di neve queste cose. No, perché ci sono delle persone che magari non amano sporcarsi le mani in cucina, a me piace, però voglio dire, dico no, io quella cosa non la faccio perché sentire quella consistenza mi dà fastidio. Allora riusciamo a farlo tranquillamente in questo modo. Ma senti una cosa, a proposito del lievito madre, perché ci sono persone come me ovviamente ignoranti in tutto questo, e ma lievito madre, si parte, cioè devi cominciare da un po' di lievito, ti viene regalato, allora. Non so com'è l'origine di tutto. L'origine è acqua e farina. Ok. Quindi tu puoi prendere un po' di acqua e farina, la lasci fermentare qualche giorno e dopodiché, non lo so, magari hai 200 del primo impasto, ne trattieni 100, ricrei un po' di acqua e farina e arrivi di nuovo a 200 grammi e continui così per un periodo di tempo. Lo nutri. Lo nutri, lo alimenti di zuccheri della farina. Ah, okay. I batteri si nutrono e si crea l'anidride carbonica, che poi è quella che fa lievitare il prodotto. È un po' il principio base della madre dell'aceto, quindi si esatto. aggiunge sempre un po' di vino, quel goccino di vino in fondo è quello, che rimane. Okay. È quello. Se no, se vuoi fare una cosa più veloce, ovviamente puoi tranquillamente fartela regalare. È quello, no? Perché credo che chi lo riesce a fare in casa sia un bellissimo omaggio da fare qui a persone che hanno passione per la cucina, per i dolci, o comunque per i lievitati, sia veramente una cosa molto carina. Naturalmente adesso si lavora a mano. Sì, adesso per far assorbire tutto. E dopo questo impasto deve riposare, vero? Questo impasto adesso lo mettiamo in frigo e lo lasciamo che si raffreddi un attimino, perché comunque rimane un impasto piuttosto morbido. E lo lasciate tranquillamente da mezz'ora, se volete lo potete fare anche oggi per domani, così vi potete organizzare bene. E niente, dopo lo friggiamo. Perché anche per le castagnole comunque ci sono tante ricette. Una di quelle ricette tradizionali che basta 10 grammi di zucchero o 2 in più di farina, esatto. Insomma, che cambia. Però la cosa importante è che comunque siano di piccola media dimensione e non sono comunque alveolate come la classica frittella, è quasi una pasta frolla. Sì, è bella sì. corposa. Sì. C'è chi ci mette anche l'uvetta, piuttosto sulla che... castagnola no. Tendenzialmente no. Ecco, sono no. le frittelline questo quelle è pronto. Piccole. Esatto. Allora, questo va, come hai detto tu, fatto riposare. E noi ce l'abbiamo già pronto. Esattamente, questo sarà l'altra mandata di, esatto. di castagnole che andremo a fare. Io sono molto felice di questo perché vuol dire che abbiamo doppio impasto, quindi dopo mangeremo un sacco di castagnole. Questo mi fa molto. E d'altra parte questa è la cosa bella di due chiacchiere. Volendo, riutilizzo questa qua. Volendo, hai un pochettino di farina? Sì, favore. Qua. Volendo, ho trovato una ricetta anche in rete con il lievito il lievito di birra. Ah, però. Sì? Secondo me con il lievito chimico così è molto più veloce e lo può mangiare diventa un lievitato. Più. Esatto, sì. Poi si possono cuocere tranquillamente anche in forno se siete a dieta, ma io sinceramente vi consiglio per ogni tanto. Faccio a meno di mangiare le castagnole. Sì, in forno esatto. si evita proprio quell'idea della crosticina del fritto, voglio esatto. dire, non fa neanche. Mi mangio una crostata se proprio. Brava. Proprio. O ne mangio una invece di brava. Mangiarne. Un... Che poi mangiato questa pasta qua cotta in forno ha poco burro.
perché ne ha veramente 20. Poco. Esatto, è una... Per farle mantenere belle croccanti e belle morbide comunque ci vuole una cottura violenta, sì. Perché la cottura lenta del forno le farebbe appunto disidratare. E poi dai, diciamocelo, cioè le frittelle, il buono del fritto, il sapore del fritto, una volta di tanto, no? Come se non le si chiamerebbero un fornelle, che farebbero tristezza. Allora, adesso... Le fornelle ti danno l'idea di quelle focaccine, sai, tristi, che ti danno così, ti do due fornelle, invece da due frittelle. Da un'altra. Se si chiamano cosa. Frittelle, ci sarà un motivo, cosa. No? Andiamo, cioè voglio dire, dobbiamo... L'etimologia sì, del termine. Capite? Cosa vuol dire etimologia? Non ti preoccupare, tesoro, okay. Una cosa dei cani. Non serve che le facciamo tanto rotonde, perché poi comunque abbiamo messo il lievito, perciò loro si gonfieranno. Ma giusto un pochettino, giusto per. Così. Io le mangerei anche crude queste, giusto per. Ma dicono che fa male la pasta cruda così, ma secondo me, voglio dire, non... Sai da piccolo che cerchi di mangiarlo, in realtà te lo dicevano solo perché... Perché non erano tante. Appunto, se non andavano finite subito, fosse stata solo una scusa. Allora, l'olio controlliamo. Vuoi finire anche questo? Sì, dopo? Se vuoi. Sì. Beh, comunque, sì, vorrei far controllare veramente l'avambraccio di Michele, è bionico, perché tra il movimento del frico, questa cosa meravigliosa che riusciva a fare solo lei, perché prima abbiamo provato tutti quanti, ma nessuno ci è riuscito, e che la velocità con le castagnole è veramente... Tu lo sai che le frittelle si girano da sole quando sono pronte? No, cioè, questo non la sapevo, davvero? Sì, si girano da sole. Davvero? Non per niente sono le frittelle. Girano. No, scusa, che mi stavo un attimo visualizzando l'immagine. Va bene, era un'immagine. E l'olio è pronto quando appena tocca fa le bollicine. No, appena tocca sale. E allora non è ancora prontissimo questo, eh? Ah, ok, va bene, allora non è ancora pronto. Nel frattempo, tu prima parlavi di fotografia e dicevi non sapevo cosa, dove, cioè cosa fotografare, no? In realtà quando si parlava di applicarla al cibo. Ma perché hai tentato tanti altri soggetti? Ma in realtà io ho fatto la scuola d'arte. Infatti, per questo. Però non ho fatto fotografia, ho fatto tessuto, quindi tutt'altro genere. Ma avevo un po' l'impostazione della fotografia. Mi capitava, mi hanno regalato da ragazzina una macchina fotografica, io scattavo, mi immaginavo chissà che bella cosa che esce e uscivano delle schifezze uniche. Un po' quello che succede a me quando sono convinta. E dicevo, ma poi guardavo magari le fotografie dei professionisti e dicevo, ma guarda, da un niente, no? Hanno fatto una cosa meravigliosa, ma com'è possibile? Probabilmente perché uno deve trovare il suo stile e l'argomento che gli interessa. Quando l'argomento ti interessa, ti arriva al cuore, riesci a cogliere quello che... Colori, prospettive, sì. La luce, come li valorizza, è sì. Vero, perché è tutta questione di passione, poi l'arte è quello. Sì. Devo cominciare a fotografare te. Prova, cosa vuol dire che mi vuoi bene, che ti piaccio? No, provo a vedere, però magari vabbè, dico, okay. Come fanno i professionisti? A fare delle foto decenti, c'è cioè Photoshop e tanto trucco. Esatto. Io invece ho solo un bozzo in fronte oggi. Ma non importa. Ha preso una testata di quelle foto, dove sei? Fotonica, perfino rimbalzato. E io subito pronta a chiedere ti sei fatto male, invece no, ho riso. No. Però voglio dire, sto mascherando bene. Allora, per pronto me, l'olio? Quasi. Cosa dici? Sì, mettiamo. Proviamo no, una. No, non vale, c'è un'inquadratura proprio non vale. Andrea? Sì. Pronto? Controlla, sto soffrendo. Però è sparito un po', ma tu Ilenia fai a occhio? Questo mi incuriosisce. Sì, io appena sì, tocca. Beh, tu sei veramente, sì. No, vabbè, ma appena tocca che... non è secondo me perché ancora prontissimo. Perché sennò sarebbe consigliabile mettere il termometro, no? Esatto, 100, portare 70 gradi. Esatto, però quanti? Io 170 gradi. Altrimenti... Tipo io che non frigo mai, devo avere il termometro, sennò non so quando... Davvero? Non frigo mai, non... No, ma non hai occhio... Beh, no, guarda, no, vedi che c'è già... Adesso è pronto. Sì. Possiamo buttarle. Anche perché noi contiamo sempre che una volta aggiunto l'ingrediente, l'olio raffredda. Allora noi facciamo questo gesto meraviglioso di tuffare le castagnole nell'olio, vedremo tra poco il risultato, ma adesso andiamo a sentire qualche consiglio per il nostro bucato. Il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui. Prima
Prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. E pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. Allora, qui sta diventando veramente una fabbrica di castagnole, perché stiamo continuando a friggere, stiamo continuando a prepararne in vari modi, perché queste per esempio sono appena scolate. Queste le abbiamo messe nello zucchero in base appunto ai propri gusti. Che però vanno messe nello zucchero appena scolate, cioè subito. Assolutamente sì. Questo sì. Noi abbiamo usato zucchero semolato, sì. Possiamo tranquillamente mettere zucchero a velo. A velo. Però la tradizione sarebbe zucchero semolato. Sì, anche perché rimane un po' quel croccantino. Sì. Come fai a saperlo che c'è il croccantino? No, le ho spostate così non si vede che ne manca una, però se ne ho mangiata una in più. Allora andiamo a impiattarle. Una alla volta, brava Miki. Hola. Che noi ci facciamo di solito il tragitto del lunedì verso casa, per quanto mi riguarda, al telefono. Ah, ecco perché non trovo mai la linea libera. Con no, ma lei magari sì. Giusto, Michela? Certo, è vero. In una settimana sai cosa che abbiamo da dirci? Ma immagino, anche perché... Contando che ci sentiamo anche durante la settimana. Quindi tra un po' faremo anche l'angolino, torni Michela, facciamo l'angolino delle indiscrezioni su Ilenia. Così ci vieni a raccontare la cruda e nuda verità. No, cari amici. Andiamo a mettere tutte le cosine belle che hai tu, perché mi piace un sacco come fa gli impiattamenti Michela con tutti i vari... Nulla è a caso. Nulla qui a caso. Qui c'è un buchino perché ne manca giustamente una. Vabbè, ma il ci mettiamo pensiero... un po' di zucchero questo, vuoi metterle qui, Lenia, così riempiamo sì, un sì, po'? Sì, 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 andiamo, sì, andiamo sì, a mettere aspetta. Tutte le belle cosine perché mi piace il colore. Mettiamo ecco un po' di colore lì. Così che è carnevale, giusto per fare un po'. E in questo meraviglioso mondo di colore, di gusto, di bontà, andiamo a sentire quale vino abbinare a queste meravigliose castagnole. Ritorniamo con un dolce, castagnole, anche questo un nome, è già una descrizione praticamente. Ma credo che sia semplicemente per la dimensione di queste piccole frittelle, se vogliamo chiamarle così. Tra l'altro ti devo confessare che i dolci del carnevale sono i miei preferiti e credo che sia proprio per il tipo di cottura, per il fatto che siano fritti e infatti, gli conferisce quel gusto particolare, è veramente cose piacevole. Tutto l'anno vorresti che ci fossero sì, frittelle esatto. Castagnole. Allora, ti ho portato un recetto di Soave, Rocca Sveva, annata 2016. E l'uva che viene utilizzata per la produzione del recetto è la Garganega, che viene appassita su dei locali condizionati per circa 3 mesi. Quindi concentriamo, disidratiamo e poi in questo caso viene anche ricercato l'attacco dalla muffa nobile, quella Botrytis cinerea di cui avrai sentito sì, sicuramente certo. Parlare in altre puntate, che conferisce particolare aroma e poi al vino che viene prodotto. In questo caso un giallo dorato lucentissimo, bellissimo. Vividissimo e una consistenza che si riesce a percepire con il movimento del vino nel calice. E lo proviamo a avvicinare al naso e è un'esplosione fruttata di albicocca, di melone. Molto piacevole e anche poi questa sensazione che dovreste avvertire di mandorla leggermente amara. Lo stavo per dire, è vero, fidatevi, lo stavo per dire, buonissimo. L'assaggiamo?
dolce al punto giusto, persistente al punto giusto per poter sostenere la cottura di cui parlavamo prima, esatto, e avvolgente, piacevolissimo. Sono quasi un po' asprigno ai lati. Sì, perché comunque è sostenuto da questa freschezza che è molto importante per i vini dolci, perché altrimenti diventerebbe stucchevole e non piacevole. Perfetto, grazie Lorena, noi invece torniamo in cucina. Ahimè, siamo arrivati alla fine. Cara Michela, Michela Urbano, che salutiamo e ringraziamo tantissimo di essere stata con noi. Noi ti regaliamo il nostro olio buono, buono, grazie, buono. Grazie, e ovviamente buonissimo. I nostri diciamo così, scamotage preziosi per il tuo bucato. Grazie. Castagnole e frico, ti prego, torna a trovarci perché è sempre bello riaverti molto qua in trasmissione. Molto volentieri, grazie. Noi vi salutiamo, vediamo ovviamente la nostra mail che è duechiacchiere@telepadova.tv. Scriveteci sempre consigli, qualsiasi cosa. Di tutto. Se volete poi un appuntamento con Ilenia, va bene anche quello, no? Certo che sì. Ma vogliamo bene, ciao a tutti. Ciao. C'era una volta il detersivo. Oggi c'è Wave, il detersivo in fogli.